Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Catabiotico. Ciao, benvenuti ad un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico. In questo episodio si tratterà temi di astronomia ed ufologia razionale. Come potrebbe essere una base aliena di prossimità nel sistema solare di Gliese 832? Gliese 832 è una stella nella costellazione della Gru, di magnitudine apparente pari a più 8.66. È una stella relativamente vicina al Sistema Solare, vista soltanto 16 anni luce. È una nana rossa di tipo spettrale M1.5V, con una massa ed un raggio equivalenti a circa la metà di quelli del Sole. Irradia più o meno lo 0,7% della luminosità solare nella luce visibile e pertanto, nonostante la vicinanza, non è visibile ad occhio nudo dalla Terra. Nel settembre 2008 è stata annunciata la scoperta di un pianeta gioviano in orbita attorno alla stella Gliese 832 e è stato denominato appunto Gliese 832b. Il pianeta ha una massa di 0,64 volte quella di Giove e dista circa 3,4 UA dalla stella madre. Impiega quasi 9 anni e mezzo per compiere una rivoluzione attorno alla propria stella. Considerando la bassa luminosità della stella madre, a quella distanza la temperatura superficiale del pianeta sarebbe piuttosto bassa, di circa 40 Kelvin. All'incirca meno 233 gradi centigradi, una temperatura come quella di Plutone, che dal Sole dista in media 40 UA. Nel giugno del 2014 è stato scoperto un secondo pianeta. Si pensa possa essere una superterra, e è stato dato il nome di Gliese 832c. Gliese 832c è un pianeta extrasolare che orbita attorno alla stella di Gliese, la nana rossa. Ha una massa di circa 5,4 volte quella della Terra. La temperatura superficiale prevista dovrebbe essere simile a quella del nostro pianeta, anche se soggetta a repentine variazioni durante la sua rotazione attorno alla propria stella, in quanto il pianeta ha una eccentricità orbitale relativamente elevata. Suo periodo orbitale è di circa 36 giorni. La temperatura media di equilibrio del pianeta Preetta è pari a 253 Kelvin, circa meno 20 gradi centigradi. Tuttavia, il pianeta potrebbe essere dotato di una densa atmosfera che potrebbe renderlo come Venere, si pensa. Gliese 832c è una superterra che orbita nella zona abitabile della propria stella, anche se orbita attorno alla propria stella ad una distanza inferiore a quella della Terra rispetto al Sole. Il pianeta ruota attorno ad una debole nana rossa, ricevendo così approssimativamente la stessa energia che la Terra riceve dal Sole. In estrema sintesi, non è noto ad oggi se il pianeta Gliese 832c sia simile alla Terra, anche se una superterra con una grossa gravità, oppure se l'esopianeta possa essere simile a quanto già illustrato intorno alla stella di Kapteyn B, ma senza vita autoctona, essendo appunto il sistema stellare più giovane. Risulta difficile immaginare potenziali basi aliene in modo univoco, che potrebbero essere, nel primo caso, se il pianeta fosse molto simile alla Terra, con un ciclo di mantenimento aperto. Oppure, nel secondo caso, se avesse una rotazione sincrona, un'alta atmosfera, non è detto che possa essere utile effettuare delle basi sul pianeta. Oppure, qualora, anche se la temperatura non fosse come quella di Venere, ma comunque più calda, si dovrebbe pensare a delle basi sotterranee aventi un ciclo di mantenimento chiuso, ovviamente sempre considerando l'idea di una stazione spaziale in orbita. Ora, la distanza Sole Gliese 832 è di 16 anni luce. La tratta siderale Gliese 832 Terra Gliese 832
implicherebbe percorrere 32 anni luce, da cui applicando i modelli ufologici quantitativi si inferisce orientativamente quanto segue. Con low-tech astrocalc 32 anni luce a 0.8C si produce una latenza ufologica di 39.051 anni per un osservatore sulla Terra. Invece il tempo nave relativistico del viaggio sarebbe di 23,43 anni a calendario civile terrestre. Con high-tech astrocalc 32 anni luce, percorsi a 0.987C con 8G, produrrebbe una latenza ufologica di 32.432 anni per un osservatore sulla Terra. Mentre il tempo nave relativistico del viaggio sarebbe di appena 5 anni,212 a calendario civile terrestre. Un saluto, ciao, alla prossima!